Allora, se avete installato Inkscape, che è un programma gratuito, e lo aprite per la prima volta, potreste notare che vi manca questa finestra che io ho aperto qui, del riempimento dei contorni. La finestra la potete aprire guardando in questo menu qua, scendendo giù, dovete aprire, appunto, si chiama riempimento dei contorni in italiano. E, a parte questo, un'altra cosa importante se è la prima volta che installate Inkscape, vanno fatte delle modifiche, almeno con le quali io mi trovo più comoda con certi strumenti, cioè prendiamo per esempio lo strumento matita e clicchiamo due volte, vi si aprirà una finestra che adesso vi mostro, che è questa qui, che sono le preferenze di Inkscape, cioè uno può sistemare gli strumenti con le preferenze che vuole. Io in generale tengo cliccato qui ultimo stile usato, selezionato, non questo ma questo, mentre invece il programma ha un suo stile di strumento, cioè la matita, se voi cominciate a disegnare, per dire, avrà sempre un contorno, l'oggetto che disegnate è sempre magari un colore di base. E invece se voi, io preferisco lavorare in questo modo, in modo che io mi decido uno stile che uso e non devo stare sempre a fare le modifiche loro, insomma, quindi mettete matita sicuramente così e anche penna, controllate di averla messa ultimo stile usato, che vi rimanga così voi scegliete lo stile che preferite e vi rimane sempre quello, quando voi andate a riprendere la penna è sempre quello stile lì. Per intenderci, io faccio adesso una forma qualsiasi con la matita. Questa forma è senza contorno, invece potrei mettercelo ovviamente, metto qui contorno oppure lo tolgo cliccando qua, no? E è con il riempimento che si può cambiare ovviamente di colore, ma può essere senza riempimento e quindi magari solo col contorno e senza riempimento. Ci sono, diciamo, tante opzioni anche sulla curva più con i bordi smussati. Allora, se io decido per esempio che la matita la voglio tutta tratteggiata perché faccio un disegno tutto tratteggiato, adesso se vado a fare un altro segno, vedete che me lo fa tratteggiato. Se io non modificavo invece nelle preferenze di Inkscape, adesso questi li butto via, non modificavo che volevo l'ultimo stile usato, ogni volta dovevo andare a ridirgli, fammi il contorno così, eccetera, eccetera. Quindi sistemateli in questo modo, gli strumenti. Allora, avevamo visto che abbiamo due strumenti per selezionare un oggetto. Io adesso vi faccio vedere, uso la penna, questa qui, e faccio un poligono e lo voglio rosso senza contorno per ora. E, posso selezionarla con la freccia nera e quindi poterla spostare, modificare di grandezza. Se volete che le proporzioni del vostro oggetto non si cambino, che non si deformi, vi conviene tenere il lucchetto alle proporzioni qua. In questo modo io quando vado a ingrandire e ridurre usando questa freccina non si deforma. Posso sempre comunque allargarlo e stringerlo usando queste frecce. Altra cosa importante della freccia nera, se io clicco, allora, se io clicco esternamente, si deseleziona l'oggetto. Se ci clicco sopra, è in questa posizione. Se ci clicco una seconda volta, vedete che cambiano le frecce, che vuol dire che adesso lo posso ruotare, vedete? E questa anche è anche una cosa importante che si usa tantissimo. Va bene, poi adesso però io parto con il tutorial, vi faccio vedere come si fa una figurina, così vi spiego via via come si usano gli strumenti. Ho preso la penna al solito e faccio un rombo. Lo voglio rosso perché voglio disegnare cappuccetto rosso. Forse anche un rosso più chiaro. Ok, adesso prendo questo strumento che mi serve per selezionare invece i punti dell'oggetto e poterli modificare. Se vado così, avete visto, seleziono i punti e gli dico che li voglio con le maniglietta arrotondati, non così ma così. Clicco e diventa tondeggiante. La figura posso andare a modificare le curve, sia usando le manigliette sia toccando il bordo. Adesso io faccio un altro rombo per fare il viso di Cappuccetto Rosso. Voi non so, forse lo vedete poco, adesso comunque sto facendo un rombo che se gli do il colore lo vedete, eccolo qua. Facciamo un color carne. E questo rombo qua io seleziono tutto e gli dico che voglio appunto che siano tondi. Per fare un'ellisse o un tondo esistono anche questo strumento che ti fa i quadrati e questo strumento che ti fa i tondi, quindi avrei potuto fare una faccetta bella regolare, togliamo questo, no?
Però a me piace disegnare un po' più a mano libera, che sia, perché tende ad essere troppo freddo se non il disegno, mi piace di più così. Quindi anche per gli occhi di solito faccio il mio solito rombo, facciamolo bianco che non lo vedete, tolgo due punti, meno punti abbiamo e meno pesa l'immagine, quindi si lavora meglio, se no rallenta. Adesso col tasto del mouse clicco, col tasto destro dico duplicamelo, il secondo è sopra, voi non lo vedete, ma se diventa nero e lo riduco, eccolo qua, il secondo che ho duplicato. E qui ho fatto un occhietto, seleziono tutti e due i tondini e riduco un po' l'occhio. Adesso, cosa importante, io voglio che quest'occhio, cioè che questi due elementi diventino una cosa sola, così quando li devo spostare non devo ogni volta usare Shift e selezionarli entrambi. Allora io vado su oggetto, raggruppa, questo è diventato una cosa sola. Io posso spostare questo, questo. Se vado a toccare qua sul bianco, vedete che si sposta anche la pupilla nera. Adesso di nuovo tasto destro del mouse, duplica, e lo mettiamo qua e abbiamo gli occhi di Cappuccetto Rosso. Gli facciamo una bocca, le facciamo una bocca, una femmina. Ecco qua. Tolgo questi due punti e tataccio la boccuccia di Cappuccetto Rosso. Adesso, e anche qui, se voi volete, per comodità, potete sempre raggruppare tutto qui, tutto insieme, vi si muoverà poi tutto insieme il personaggio, ma non ci interessa, noi proseguiamo. Sempre uso sempre questo strumento penna per disegnare, soprattutto se si lavora col mouse, è più comodo lavorare in questo modo. Questi due punti li faccio diventare tondi. Qui invece semplicemente tiro. Quando compare questa manina, tiro e do la forma che voglio. Va bene? Qua anche tiro così. E questa è la mantellina di Cappuccetto Rosso. La facciamo diventare. Beh, la mandiamo sotto. Altra cosa importante. Vedete che la mantellina è sopra. Questo è come un collage. Abbiamo dei pezzi. Per esempio, questo è sopra al cappuccio. Questo per mandarlo sotto abbiamo questi strumenti qua, gli dico vai sotto, portamelo sotto. Esiste anche nel menu qua, vedi, alza, bassa, sposta in cima, sposta in fondo, ma si fa direttamente con questi tasti. L'ho mandato sotto, adesso comunque lo coloro di rosso. Per colorarlo di rosso, qua non si vede perché ho fatto la finestra troppo piccola, c'è lo strumento più in basso. Ecco, c'è lo strumento più in basso, io la finestra l'ho fatta piccola, se no su YouTube non mi si vedeva. Ecco qua, adesso è rosso, vabbè, è il contagocce. Adesso riduco un po' Cappuccetto Rosso, così riesco a fare il resto. Le facciamo la gonnellina, la facciamo nera, qua togliamo questi punti, il procedimento più o meno è sempre lo stesso, va giù. Adesso le mettiamo le manine. Eccola qua, basta farne una, poi l'altra la duplicheremo. Sempre colore, mannaggia a me che ho fatto la finestra bassa, va bene, rosa, ma era perché sennò non si vedeva niente su YouTube. Ecco qua. Allora, anche questa la possiamo mandare sotto la mantellina. Adesso lavorando sempre con questo strumento l'ammorbidiamo qui così, poi inizio a lavorare un po' le dita e poi dopo semmai le puntine le facciamo, i nodi questi in fondo li facciamo diventare proprio tondeggianti, per esempio così, vedete, li posso anche selezionare subito tutti, ma adesso ho fatto così, mancano questo e questo, fammeli diventare così. Ecco, si sistema la manina, questa è la nostra manina di Cappuccetto Rosso, un po' sbilenca, accontentiamoci. Ecco. Allora, adesso io la manina gliela metto qui così, e tasto destro duplica, ne ho un'altra di manina. Allora posso andare a ribaltarmela con questo strumento qua, così si ribalta, con questo si ribalta nell'altro verso, ma a me serve così adesso la manina. La metto qua, la mando sotto. E abbiamo l'altra manina. Seleziono qua, sistemo sto mantellina. Ok, adesso ci mancano i piedini. Facciamo dei piedini molto semplici. Abbiamo finito il nostro tutorial. Ecco qua. Colore. Facciamo sempre rosso. Qua. E diciamo che voglio un piedino un po' buffo così, ecco.
Così ammorbidite le curve, vedete, basta andare lì e si ammorbidiscono le curve. Così. Questo, se voi guardate, se lo deselezionate qua, non è morbido, perché questo qua lo dovete far diventare tangente e gli dovete sempre dire tangente, lo voglio, e lui ve lo rende, così si ammorbidisce meglio la curva. Ok, questo è il piedino, anche lui lo mandiamo sotto, lo duplichiamo, lo ribaltiamo. Tac, e abbiamo fatto cappuccetto rosso. Eccola qua. Magari facciamole un naso perché poverina se no non respirava. Ecco qua, facciamo un triangolino color carne. Ecco qua. E questa è la nostra piccola cappuccetto rosso. Fine.